Hi, I'm Jeff Berwick. As you can see, I'm a reptile, fooling the sheeple with my videos, They think they can get rich like I am, but they do not realize they are fooled, I sell them some shit, and tell them, you can be like me, you can have money, and you can live like this, with slaves and a shitty dog, like this, and you can have, the popped up, thing. How this? Hi, you can be an anarchist, even though you are a slave, but you are an anarchist, I live in Mexico, with my beautiful wife, which really loves me for who I am. She didn't see, my money and nothing. She just sees me, and that's why we love each other. Now we just had a baby, and. And this baby is very lucky because, as I do for myself, I will, apart for, just selling shit to the fucking sheeple, telling them that you can be like this, you can have all this that I have, But I do things, once you reach my level, you can do things like, you can come, you can hire slaves to come and clean your feet. Do you know that your feet are full of waste, of wasted skin that should be wasted, and there's nothing better than to hire a slave for you, and you pay them, they will clean your shit, your shitty fucking, you just slap the fucking feet in their fucking face, and they clean for you while smiling, And this can be yours too. You can have a slave that cleans your feet like this. I do this because I'm a very evolved human being. I'm really aware and very conscious, because I meditate. I meditate like Maine. I meditate. Look at my reptile eyes. I meditate, while I play poker. So because this is another sign that I'm very, very, evolved human being. Ah, you don't know, I also do stem cells. Stem cells, which are very good for you. I want to live forever, I want to be young forever. And that's the key to life, to have a beautiful exterior, body. But to be, for the rest, it doesn't matter, Look, back there, there's my wife, as you can see here. Here's my wife with two fucking slaves carrying my reptile baby. Look, two fucking slaves for me. Look at the golf and the golf cart here, or car, whatever you call this shit. This is me. You cannot have this. You damn shivel, you cannot have this. And you know why you cannot have this, you damn shivel? Because you do not. You are not positive like I am. Because thanks to meditation, thanks to meditation, it's not, that I'm a reptile and I'm up there and whatever, even though I'm, whatever I do, I just get money. It doesn't matter what if I'm positive or negative, I just get money because I'm up there. I'm up there. But, I tell the fucking sheeple, you gotta be positive, you gotta meditate, you damn sheeple, and then that's why you didn't do it, it doesn't work for you, because you do not meditate, you damn sheeple. Look, if you meditate hard enough like I do, you can have this beautiful camicia col collare alzato. Ecco che adesso cambio in italiano perché, e perché non parlare anche in italiano? Visto che nessuno guarda in inglese, anche in italiano possiamo parlare benissimo. Ma ecco, io sono l'immagine della humbleness. Mischiamo un po' di italiano e inglese insieme. Puoi avere anche tu questa vita, pecora. Basta essere positivo. Io sono Jeff Berwick, io medito e mi faccio lavare i piedi da uno schiavo. Beh, avrei voluto confessarvi che mi lavano anche altre parti del corpo, però non sono ancora pronto, magari lo rivelerò un'altra volta. E oltre a quello faccio anche la cura con le cellule staminali, perché voglio vivere per sempre.
Ecco, nei miei video faccio vedere alle pecore, do un cattivo da far vedere alle pecore, così la pecora si sente, insomma, bene, insomma, si sente anche speciale, buona, eccetera, eccetera. Non le dirò mai che, insomma, la colpa è tua, pecora di merda. No, no, assolutamente no. È colpa di Bill Gates, di Schwabs e tutti quei mostri cattivi. Ecco, come vedete là dietro. E ci sono tre persone, vabbè, oltre alla mia bellissima moglie, messicana, che mi ama veramente, ci siamo proprio uniti proprio per amore. E adesso stanno portando il mio bambino, ecco, loro sono là dietro, perché io, insomma, devo parlare un po' di cose che loro manco capiscono, sono messicane, poveracci, insomma, ecco, mi tocca mettere questi occhiali di merda così, neri, perché mi vergogno di quello che faccio. Ma in realtà io sono un retto, non mi vergogno di niente, insomma. Però, insomma, mi vergogno e quindi metto questi occhiali. Ecco, faccio vedere un po' i Zelensky e tutte queste cose qua. La pecora, così si incazzano un po' di più. Gli do un po' di contenuto, un po' di trattenimento alla pecora, così la pecora ovviamente poi mi dà soldi. Ecco, questa villa che vedete qui può essere tua, pecora. Ma è facilissimo, bisogna solamente essere positivi, comprare i miei corsi e anche tu puoi farcela, puoi avere questa bella vita qua, senza problemi, non ci vuole niente, basta che ti applichi come sono applicato io giocando a poker tutti i giorni. Ma scusa, pensi che questa bella barba così curata, eccetera, l'abbia fatto io? Certo che no, quando sei un rettile non fai queste cazzate, ne devo spiegare tutta, poi ora. C'è uno schiavo che mi fa la barba così, pecora, forse non hai capito. Pure i peli del culo mi pettinano, cazzo. Guarda come amo i miei cani, guarda, siccome mi piaceva questo modello qua, ne ho comprati due, cazzo. Due, porca puttana, non me ne frega di niente, nessun altro, solo del mio cane. Ho comprato questa camicia un po' stile così camouflage, perché io sono un duro, io sono Rambo e mi devo, insomma, mi devo nascondere, perché quando arriva il rettile io sto creando sto creando una villa, come dico nei miei video, dove praticamente saremo ecco, intanto faccio vedere un po' di minchiata alle pecore così farle incazzare, intrattenimento più che farle incazzare, insomma. Ecco, quindi sono un vero duro, insomma, dove lo vedete una persona così, già con questo colletto così, diciamo. Ecco, faccio vedere un po' tutti i cattivi possibili, immaginabili, li metto nei miei video. C'è Schwabs, c'è Kissinger, e ci metto quell'altro là, come si chiama, quello l'ungherese là. Li metto, non manca nessuno, i Rothschild. Ecco, come si chiama questo qua, non mi viene il nome, te ce lo metto. Così, un po' di intrattenimento, così ti faccio. Ecco, guarda, incazzati con questo qua, prego. Non è colpa tua che guardi sta roba. No, no, no. È colpa loro. Colpa loro. Ah, ma ti piacerebbe anche a te avere una vita tipo lo sfondo di Windows XP? Ma purtroppo non puoi averlo, perché sei un cazzo di schiavo, di merda, una pecora merdosa. Beh, qui tra bambini, schiavette qua che lavorano per me, cani. E la bolletta mensile, diciamo, cioè devo pagare almeno, che ne so, 10.000 euro, dollari, bitcoin, monero, quello che cazzo vuoi tu, al mese, cosa che tu, insomma, ti puoi sognare, pecora. E però se ti impegni, come ho detto, ce la puoi fare. Guarda, pecora, ce l'hai tu queste camionette che ti passano così vicino, così fighe? No, pecora, non ce l'hai, perché sono un po' una pecora di merda, sei. Però ce la puoi fare, come ti ho detto, ce la puoi fare anche tu ad avere tutto questo e molto altro. Se solo ti impegni, ce la puoi fare. Pensa positivo, pecora, ce la farai.